Bentrovati a Spazio Aperto, come sempre dedicato alla cultura in questo orario, e vi presento subito le nostre ospiti. Sono due donne, quindi sono già contentissima. C'è Maria Francesca Garritano. Ciao. E Valeria Cavalli. Ciao. Adesso vi spiego anche chi sono. Lei è la ballerina della Scala, purtroppo adesso viene definita così, la ballerina della Scala, che ha parlato di anoressia, dei problemi comunque legati all'essere ballerina, che è stata licenziata, e questo è il fatto di cronaca. Noi non entreremo naturalmente nel merito della vicenda, diciamo da un punto di vista legale, perché c'è un contenzioso, per carità, non vorremmo mai creare danni, però di questa vicenda bisogna parlarne. E invece Valeria Cavalli ti posso presentare come autrice, attrice, regista. Vabbè, basta così. Insomma, un personaggio molto amato e molto conosciuto a Milano, e legato anche a una grande compagnia di teatro, che è la compagnia Quelli di Grock. Voi siete al teatro Leonardo, che è un teatro, tra l'altro io leggevo, che ha avuto un successo incredibile per essere un piccolo teatro, perché lo ricordiamo, non stiamo parlando della Scala, no, assolutamente, un grande teatro, ma avete un successo di pubblico incredibile. Ci vogliono bene. Perché vi vogliono bene? Te allora, lo chiedo subito. Intanto perché sono anni e anni che noi lavoriamo nel territorio, lavoriamo a Milano da tantissimo tempo, e quindi la compagnia sono 38 anni che esiste e ha una storia molto radicata proprio qui a, sì, Milano. E poi perché gli spettacoli di Quelli di Grock hanno stanno molto attenti al pubblico, cioè amano moltissimo il pubblico e il pubblico li ama, è una corrispondenza d'amorosi sensi, come si dice. Danno molto sì, ci vogliono pubblico. Bene, noi vogliamo molto bene, quindi cerchiamo sempre di portare in scena degli spettacoli che siano teatro, quindi curati con quindi parliamo sempre di arte, però degli spettacoli che abbiano anche un'attenzione nei confronti della gente, che quindi di un pubblico aperto. Certo. Noi non amiamo per niente le categorie, cioè amiamo dire che tra l'altro c'è anche molta danza, sì, spesso. Adesso stanno arrivando a Milano il Cataclò, che è una compagnia famosissima, tu li conosci, sono veramente eccezionali, sì, veramente, partono dalla ginnastica e arrivano, sì, veramente... loro sotto la guida di Giulia Staccioli, sì, che è stata una grande atleta. Hanno sviluppato anche loro un tipo di linguaggio particolare, che è un linguaggio appunto che va a toccare un po' il corpo, quindi soprattutto la parte della ginnastica, che normalmente non si vede su un palcoscenico, ma si vede nei palazzetti dello sport. Certo, invece certo. Giulia Staccioli ha creato questa compagnia, e noi sentiamo molto vicino il lavoro che fa Giulia, perché chiaramente noi nasciamo come compagnia di teatro che ha sempre lavorato tanto sul corpo, certo. E quindi avere Giulia nel nostro teatro ci fa molto piacere. Molto piacere, molto onore, quindi ci sarà tantissimo pubblico. E a proposito di corpo, Maria Francesca Garritano ha scritto un libro, e a me piace tantissimo il titolo di questo libro, perché sembra proprio un grido, la verità, vi prego, sulla danza. Ecco, cioè tu hai sentito l'esigenza di scrivere la verità, che non vuol dire però solo anoressia, assolutamente, no. Vuol dire che cosa? Vuol dire che la danza è sacrificio? Ma allora, diciamo che questo titolo, che è ripreso dalla poesia di Oden, è un'esortazione anche, oltre che un grido, un'esortazione a dire la verità, farsela raccontare, E volerla conoscere veramente. E continuare a ballare ugualmente, perché tu non hai mai pensato di smettere. Esatto, poi è una verità che però parte dal mio punto di vista, quindi, cioè, se qualcuno volesse accodarsi e scrivere la sua di verità, che ben venga. Perfetto, facciamo una collana. Assolutamente, io non è che... Ho parlato della mia esperienza personale nel mondo della danza, tutto, e ho fatto delle riflessioni su quello che è successo a me, su tante cose che sono la vita, la quotidianità del ballerino in un ambiente lavorativo, professionale, ma anche cose simpatiche che possono essere, certo, successe a livello di rapporti umani, insomma ho parlato di tante cose. E non è un libro sull'anoressia, assolutamente, né tantomeno scandaloso. Posso dirlo questo, è proprio così, non è né un libro scandaloso né un libro
sull'anoressia, però evidentemente diciamo che qualche cosa Maria Francesca l'ha detto, insomma, alla fine qualche cosa che è risultato un po' indigesto. Ma tu te l'aspettavi che la Scala arrivasse addirittura a licenziarti? Ma c'è da dire che la Scala non mi ha licenziata per il libro. No. La Scala dal comunicato ufficiale si è vista costretta ad interrompere questo rapporto di lavoro a seguito di alcune mie dichiarazioni pubbliche che secondo loro avrebbero danneggiato l'immagine del teatro. E a me questo un po' dispiace, perché in tutte le interviste che ho rilasciato, nelle mie parole non c'era la volontà di danneggiare l'immagine del teatro, ma quella di sostenere gli argomenti di cui parlo nel libro. Certo. Che sono argomenti comuni al mondo della danza in generale. Credo di essere stata fraintesa nelle mie intenzioni. Assolutamente, anche perché penso che sarebbe una ballerina che con dei sacrifici incredibili riesce a entrare nel corpo di ballo del teatro alla Scala. Guardate che non è una cosa da tutti, no. Cioè non è che uno si alza una mattina e dice vabbè, vado a scuola e entro nel corpo di ballo della Scala, cioè è una cosa pazzesca. E tra l'altro con ruoli anche impegnativi, con ruoli importanti, quindi credo che solo una persona pazza avrebbe potuto pensare di lasciare un lavoro del genere, quindi non credo che fosse nelle tue intenzioni. No, assolutamente, infatti mi dispiace quando addirittura ci sono persone che pensano che io abbia organizzato tutto questo e soprattutto che abbia voluto farmi pubblicità parlando di certi argomenti, perché al contrario io invece ho sempre pensato che le persone in vista, e non è il mio caso perché ci sono persone più in vista di me, hanno il dovere morale di portare avanti delle battaglie giuste per la società in certo. generale, e quindi di conseguenza anche per la categoria. Ecco, ma che cosa non va? Ecco, tiriamo fuori qualche aspetto negativo, cioè che cosa non va nel mondo della danza così come è organizzato oggi? Cos'è che non ti piace? Cosa non piace a me? Vabbè sarebbe una... potrei dire riguardo a questo argomento dei disturbi alimentari, su cui adesso io mi sto battendo certo. un po', e che innanzitutto c'è una cattiva informazione, perché quando si parla di disturbi alimentari non si parla soltanto di anoressia, men che meno dell'anoressia intesa come stadio finale della malattia. Assolutamente. E secondo Ma me un la... modo proprio di vivere, che è un modo in cui si rinuncia tanto. Sì, però questo è una cosa a cui i ballerini vanno incontro con consapevolezza, certo. perché si sa che un fare che la danza classica certo. soprattutto presuppone dei sacrifici e un certo tipo di canoni estetici, eccetera eccetera. Quello che secondo me è sbagliato è la mentalità, il sistema mentale, l'approccio con cui si affronta un disagio con il cibo. A un certo punto il cibo diventa un nemico per alcuni, non per tutti, sì. anziché diventare un amico. E il pensiero magro uguale bravo è troppo radicato in alcuni ragazzini, certo. soprattutto perché a volte vogliono far passare questo messaggio, cioè per fare il ballerino è normale che sia così, quindi è normale avere problemi di tipo quindi di è ciclo, questo che ti preoccupa sì, esatto. anche soprattutto nel caso dei ragazzini sì, esatto. ed è la stessa preoccupazione che ha portato Valeria Cavalli a scrivere tra l'altro un testo importante di cui si è anche parlato molto. Ascolto molto volentieri le parole di Maria Francesca, perché trovo, allora innanzitutto chi lavora in teatro e la danza, il teatro è animato sempre da una passione, quindi da un amore. Io non credo che una persona possa parlar male della sua passione più grande, no? Certo. Quindi presumo che tutto sia nato, il libro io non l'ho letto, quindi lo leggerò, ma tutto sia nato proprio da un amore, quindi non certo si possa basare tutto soltanto sulla denuncia. Certo. C'è la difficoltà, io credo che l'anoressia sia soltanto, poi l'anoressia viene vissuta, hai ragione, come il punto estremo, sondino nasogastrico, ricovero in ospedale, ma ci sono persone enormo peso che sono che hanno poi delle condotte, diciamo, parliamo di problemi alimentari, esattamente, problemi legati all'alimentazione, che sono tanti e che coinvolgono non solo i ragazzini ma anche le persone più in là con l'età, cioè si sta proprio allargando. Dovremmo fare un lungo discorso psicologico, ma lasciamolo diciamo perdere. Che quando cambia, quando il fisico cambia, di solito si incappa in questi certo. Però credo che comunque una ballerina, un ballerino,
si trovino molto spesso a contatto, lo specchio è uno dei nemici, certo, maggiori del danzatore, e quindi come delle modelle, sì assolutamente, però diciamo che il danzatore, mentre la modella è sempre stata in qualche modo, si sa che gira questa voce, no? Che la modella è poi il come dire, il punto anche di riferimento per molte ragazzine, invece la danzatrice che lavora sodo e fa una disciplina molto così, molto ferrea, di questa cosa qui dell'anoressia diciamo che si è sempre, non se ne è mai parlato fino in fondo, ma io credo che più che veramente di anoressia bisogna parlare di alimentazione, certo, di disturbi alimentari, perché se è troppo facile parlare solo della magrezza assoluta, che quella può essere anche una questione ereditaria. Cioè, certo. Anche io ad esempio ho delle colleghe super magre che mangiano tantissimo, non hanno nessun problema con il cibo, quindi io proprio questo dico, è l'approccio mentale e ossessivo a certe cose, e quando questo poi te lo inculcano, è perché dal mondo della danza per forza ci vuole essere, deve passare questo concetto in maniera errata, secondo me, poi dopo è difficile rimuoverlo quando si è... Ecco, recentemente al cinema, anche un po' esagerando, però insomma è stato un po' veramente un colpo nello stomaco per me, che l'ho visto, il Cigno Nero è stato veramente un cazzotto nello stomaco, perché è stato molto pesante, molto estremizzato, anche molto, sì, estremizzato. Ma chiaramente un film ha il suo linguaggio, certo, estremizzato, però è partito, cioè io non credo che il regista si sia svegliato e abbia deciso, no, di scrivere delle cose folli che non esistono nel, no, mondo della danza, sicuramente questo si è sempre capito, c'è una di base qualcosa di vero, quindi dire che quelle cose lì che nel film succedevano non esistono, secondo me è sbagliato, perché certo, purtroppo alcune cose invece esistono. Ecco, esiste anche molta competitività, perché certo, forse, ecco, una cosa che mi ha colpito non è che hai avuto poi questa solidarietà dal mondo della danza, direi... Io non ho sentito... Diciamo che noi teatranti siamo un po' più bravi, siamo più buoni. Sì, più buoni. I teatranti sono più facili, cioè, no, alla solidarietà, no, diciamo devo che dire. La danza è veramente una disciplina per c'è eroi. Molta concorrenza. Sì, molta... ma poi è veramente... sono dei soldati. Sì, sono dei soldati. Ecco, quindi... comunque non hai avuto molta solidarietà? No. Però anzi, si e potrebbe... c'è molta tristezza nei tuoi occhi per questo, però. Sì, perché, ripeto, secondo me volutamente alcune cose che ho detto e alcune mie intenzioni non sono state capite. E se invece non è stata una cosa volontaria, io mi domando come sia possibile che alcune persone che hanno un vissuto simile al mio non possano veramente riconoscere nel mio gesto un qualcosa di positivo. O cioè, dire una parola, insomma, dire qualcosa di giusto, che non è una pazza visionaria, qualche cosa di giusto, esatto, l'ha detto. Però posso anche comprendere, perché parlare di queste cose non è facile, e quindi so benissimo che c'è tanta disinformazione, non si conoscono alcune dinamiche. Io purtroppo, o per fortuna, sono riuscita a conoscere delle persone esperte che mi hanno spiegato tante cose che non sapevo riguardo ai DCA, ai disturbi del comportamento alimentare, quindi riesco anche a capire un po' le reazioni che stanno avendo. Certo, guarda, il nostro Roberto dalla redazione mi sta dicendo che su Repubblica c'era il titolo "Nessuna solidarietà verso di lei", parlando dei colleghi della Galetta, tanto per citare, sì, ma lo so, per citare un titolo. Poi quando si lancia un sasso è così, bisogna anche un po' aspettarsi a volte che ci sia anche qualche maligno che poi ne approfitta. Dico solo questo, poi io non, ripeto, ho letto soltanto i titoli e non ho approfondito, però comunque è interessante, per carità, non mi voglio non mi voglio schierare, no, assolutamente, non voglio neanche che poi il Teatro alla Scala ci faccia causa, no, e quindi non dico niente, però sinceramente io penso che sia importante se una ballerina brava, cioè voi in teatro cosa guardate? Se uno è bravo o non è bravo? Esclusivamente, no? Se uno è bravo. Quindi io non lo so, se però è brava, insomma, io penso che sia veramente una cosa, insomma, un po' pesante. Ma io credo, adesso ripeto, sembro l'avvocato di Maria Francesca, ma in realtà ci siamo conosciute due minuti fa. No, è vero, anch'io l'ho appena conosciuta. No, ma però... voglio dire, è un libro che non credo che parli della Scala, ma parla, no, della danza. Assolutamente, quindi parla anche della danza. Cioè, no, perché alcune esperienze, ovviamente, avendo le fatte lì, lei le ha sono fatte lì, riferite, certo.
certo, però sono però comunque, ripeto, riguardano. Non sono cose, addirittura, ma ripeto, il teatro non ce l'ha con me per il libro. Ah, ecco, basta. Ce l'ha con te per altre, poi, insomma, per tutto il caos che è nato dopo, insomma, forse era meglio se non se ne parlava. Beh, no, invece no, io credo di sì. Ma certo, era molto, è stato meglio così, io credo che poi le cose finiranno bene, noi ce lo auguriamo. Veniamo agli spettacoli del Teatro Leonardo. Abbiamo detto già che se non siete mai andati, andateci. Dov'è il Teatro Leonardo? Prende il nome da una piazza importante. Da Piazza Leonardo da Vinci, in realtà è all'angolo con Via Ampère, è una zona facilissimamente raggiungibile con la metropolitana, vera, zona universitaria. E il nostro teatro ha 500 posti, non è un teatro enorme appunto come la Scala, però è un teatro fatto da persone, quindi ha un pregno di umanità, quindi siamo cioè fin dalle persone che sono che si occupano della biglietteria fino ad arrivare alle maschere. E quindi sono aperti alla città, molto come dovrebbe aperti, essere un teatro. Molto aperti. Ecco, adesso c'è in scena fino al 4 marzo Le Allegre Comari di Windsor, tratto da Shakespeare. Abbiamo anche un po' di immagini, così vedete un po' qual è il tema e l'atmosfera. L'atmosfera è un'atmosfera un po' dark, che ricorda un po' i film di Tim Burton, e racconta, come vedete, tutto grigio, si staglia soltanto questo personaggio Falstaff, che poi è stato anche un protagonista anche dell'opera verdiana, che è tratta appunto dal testo shakespeariano, e racconta la storia di questo paese molto bigotto, molto chiuso, che vede, ecco, queste qui sono le due terribili comari, che vede arrivare questo ex condottiero Giovanni Falstaff, che è una sorta di clown inconsapevole e dedito al vino, alle ruberie, è un personaggio fastidioso e un po' scomodo, e lui, siccome è un po' a corto di quattrini, decide così di corteggiare le due comari molto in vista e le due comari, quando scoprono la cosa, dicono: vuoi vedere che adesso te la facciamo vedere noi? E quindi combinano loro degli scherzi, degli controscherzi. Sì, è molto divertente. Pietro De Pascalis è un grande Falstaff, molto bravo, e poi ci sono tutti gli altri componenti della compagnia, quindi... Ecco, invece dal 6 al 18 marzo arriva Puzzle del quale abbiamo parlato prima, Giulia Staccioli e tutto il gruppo dei Cataclò. Benvenuti anche a loro nel nostro teatro. Ecco, tra l'altro è anche di grande prestigio avere uno spettacolo del genere, che è andato in grandissimi teatri, che insomma è bello. E poi è piacevole, perché con Giulia si è subito instaurato un bellissimo rapporto, quindi... Ecco, devo dire che in teatro va molto ultimamente, adesso non so, dai teatri, dai balli di danza contemporanea fino al tango, cioè... piacciono molto, fino a questi spettacoli in cui il corpo è in primo piano. Sì. Ecco, ma che tipo di corpo, visto che stiamo un po' parlando di corpo oggi, è un corpo artistico? Sì, assolutamente. Ecco. Nel caso specifico di Giulia Staccioli è un lavoro sicuramente che parte dalla ginnastica artistica, quindi appunto è un lavoro particolare. Però è un corpo artistico, sicuramente. Nostro caso, per esempio, prendo lo spettacolo che chiuderà la nostra stagione, che è Chaos, ed è un caos speciale, perché Chaos è uno spettacolo che, eccolo qua, con l'acqua, è uno spettacolo che è stato lo spettacolo cult della compagnia, quindi sì. Noi è una ripresa, allora, è un omaggio. Sì, io sono anche stata una delle, eccomi lì, quella sulla sinistra, io sono stata una delle protagoniste di Chaos, però siamo invecchiati anche noi, e allora avevamo voglia di rivederlo indossato da dei giovani attori, e quindi abbiamo fatto dei provini. L'avete passato, diciamo. Abbiamo fatto dei provini a dei nostri ex allievi della nostra scuola. Ecco, perché voi avete una cosa importantissima, andate poi sul sito a vedere, c'è una scuola importantissima e bellissima, che è la scuola di quelli di Grock, che appunto è una scuola importante, e abbiamo fatto questi provini alla fine dell'estate scorsa.
e su una 25 ragazzi ne abbiamo scelti 9 che sono pronti per il nostro Chaos Remix. Ecco, in questo caso non si tratta di danza, non si tratta di ginnastica, non si tratta, si tratta proprio di un teatro di corpo, dove il testo è veramente ridotto a poco e invece c'è tanto movimento. Il corpo comunica, sì, come comunica nella danza, Maria Francesca. Noi abbiamo forse qualche immagine di Maria Francesca, tra l'altro bravissima, veramente una cosa, ecco, come si riesce nella danza a comunicare col corpo, quindi è importantissimo anche quello, anche lì il corpo nel senso, ecco, parliamo del corpo come una cosa bellissima che abbiamo a disposizione, come un grande strumento. Sì, assolutamente, io penso che nella danza classica sia fondamentale il corpo in perfetta armonia dei movimenti con la musica, cioè una delle cose più belle della danza classica secondo me è proprio questa, perché la gestualità del corpo nella perfezione di quelli che sono sia i gesti di mimica che invece i movimenti proprio della danza fanno raggiungere la perfetta armonia proprio in questa simbiosi. Poi nella danza contemporanea o neoclassica eccetera ci sono anche altri tipi di linguaggi. Ecco, tu però sei sempre rimasta nella danza classica, non hai mai pensato Scala, di... Ma la Scala abbiamo lavorato con diversi coreografi che fanno neoclassico e contemporaneo, dicevo appunto a volte c'è il linguaggio del corpo però senza musica, ma nello stesso tempo comunque un'armonia bellissima, certo, perfetta. Io sono sempre rimasta legata invece al balletto classico come mia scelta personale, perché è stato sempre il sogno di bambina, e soprattutto il balletto classico mi dava la possibilità di entrare in dei mondi fantastici, in delle fiabe a volte, capito? Certo. Questo a me piace. Come il famoso cigno. Come il famoso lago dei cigni, esatto. Come la famosa Giselle. E tra l'altro tu hai partecipato anche a un galà in onore di Nureyev, e Nureyev ti è molto, ti è molto vicino, cioè ti piace. Sì. Questo sì, mi fa piacere, sì, perché piaceva molto, tantissimo anche a me, rimane un mito, insomma. Sì, è assolutamente un mito, un personaggio molto forte, molto... Io non ho avuto il piacere di conoscerlo. Io credo che racconti... ti avrebbe difeso molto Nureyev. Ma non lo so, perché... Io credo di sì, credo che lui non avrebbe avuto paura di schierarsi. Era un personaggio molto particolare. Era molto particolare, io non l'ho conosciuto, so dei racconti di altri su di lui, ed era una persona veramente forte, un personaggio particolarissimo. Un grandissimo ballerino, un grandissimo artista, direi, sì, addirittura. Sì. Perché... Io nelle sue coreografie, alla fine, per quanto sono veramente toste, difficili, perché poi aveva dei passaggi, soprattutto per le donne, dei passaggi di variazioni terribili, però io le ho sempre adorate le sue versioni, sì. Ecco, siamo quasi in chiusura. Il tempo, però, visto che io chiedo ai nostri ospiti di portare un libro, allora Mary Garrett, lo vedete, questo è il suo nome d'arte, di battaglia. Sì, diciamo, esatto, di battaglia. Perché Maria Francesca Garritano è un pochino più lungo, ma Mary Garrett a me piace tantissimo. Ci ha portato il suo libro, La verità, vi prego, sulla danza. E invece Valeria ci ha portato questo libro, eccolo qua, vediamo se l'abbiamo inquadrato giusto, e dici due parole, perché hai scelto Julio Allora guarda, Cortazar? Intanto partiamo dal presupposto che sono un'onnivora, io leggo anche le cose sul bagno schiuma. Questo è un libro molto particolare. Cortazar è uno scrittore argentino leggendo, non è un libro con una storia vera e propria, sono un po' come fate voi a teatro. Esattamente, ma è proprio da questo testo che io ho preso spunto poi per lavorare su Chaos, e racconta appunto di questi personaggi che sono immaginari, che sono i Cronopios e i Famas, che sono la parte razionale e la parte irrazionale dell'uomo. È molto divertente, leggetelo. Fantastico. Perché si legge anche velocemente. Grazie per questo consiglio preziosissimo. Un'ultima domanda a Maria Francesca: cosa stai facendo adesso?
E tante... No, scherzo, non sto facendo molte cose, però sto collaborando con l'associazione Minutro di Vita, che tra l'altro non ho il fiocchetto lilla, ma ce l'ho, cioè non l'ho attaccato, è nel cuore, ce l'ho. È nel cuore. Ce l'ho di là. È praticamente un'associazione che si occupa di fare informazione e prevenzione sui disturbi alimentari e mi ha contattata a seguito dello scandalo e mi ha nominata socio onorario. Insieme a Minutro di Vita sono stata contattata anche dall'Istituto Osteopatico di Milano che ha già in cantiere un progetto di ricerca sui danzatori e io trovo che sia una cosa bellissima perché l'osteopatia a me ha aiutato sempre tantissimo. Sì. E poi ci sono dei ragazzi ballerini che hanno Antonio Fini e Tabata Calderoni che hanno ideato uno spettacolo che si chiama Artisti Uniti a sostegno di Maria Francesca Garitano contro i disturbi alimentari, però è Artisti Uniti, e stanno cercando di mettere su questo spettacolo per fare insieme a Minutro di Vita informazione, ma anche attraverso il momento dello spettacolo, della danza. Quindi chiunque voglia partecipare si può proporre. Quindi, e speriamo anche qui di fare... il sito, andate a vedere il sito e scoprirete tutto. Ripeti il nome dell'associazione. Minutro di Vita. Minutro di Vita, andate a cercarla e magari collaborate anche voi. Noi ti facciamo gli auguri più grandi insieme bocca a Valeria. Al lupo, un in bocca al lupo grandissimo perché ti vogliamo vedere ballare ancora. Speriamo. Alla Scala in giro per il mondo. Speriamo, grazie. Però magari speriamo che magari la Scala ci ripensi, chi lo sa, magari ci sono delle storie che finiscono bene. Sì, ma io no? penso di sì. Noi ce lo auguriamo di tutto cuore, perché lei poi è una brava ballerina, questo è importante. È la cosa più importante. Ed è la cosa più importante. Auguri tantissimi, anzi in bocca al lupo grossissimo al Teatro Leonardo. Crepi anche per noi. A quelli di Groca, a tutti i vostri spettacoli, i vostri sogni. Grazie. Andate a teatro, non necessariamente a questo, ma in generale andate a teatro, andate agli spettacoli di danza, leggete libri, insomma mi raccomando uscite di casa e non guardate solo la televisione. Ma che belle parole, finalmente le sei. Prendete proprio uscite, chiudete la televisione dopo aver visto naturalmente questi spazi, adesso e uscite e andate e divertitevi perché il mondo è grande. Hai ragione. Grazie alle nostre grazie ospiti, linea allo sport e buon proseguimento con i programmi di Telenova News.